poi rispettato, che lui continui a svolgere l'attività che ha condotto fino adesso con l'entusiasmo che ha sempre dimostrato. E devo dire che, avendo avuto modo di conoscerlo nei momenti parecchi anni fa in cui stava entrando per la prima volta al governo, in cui io e credo tutti i miei colleghi di Scelta Civica non pensavano minimamente di entrare in politica, avendone visto l'entusiasmo, la dedizione e il senso delle istituzioni, sono certo che continuerà a far parte della vita politica del nostro Paese. Grazie. Ringrazio deputato Mazziotti di Celso e ora chiede di intervenire il deputato Raffaello Vignali. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Voterò le dimissioni di Enrico Letta, ma devo dire che le voterò a malincuore. Perché io credo che con queste dimissioni il Parlamento perda una personalità di rilievo e un protagonista assoluto di questi anni. È inutile ricordare tanti ruoli di governo che ha avuto, è stato ricordato anche l'ultimo, il più importante, da Presidente del Consiglio, in un momento difficile, in un governo oggettivamente straordinario, nato in un momento in cui l'Italia rischiava di subire, c'era qualche avvisaglia, gli ultimi attacchi della speculazione internazionale da cui, grazie all'azione di governo, siamo usciti. Ma io vorrei ricordare, rispetto all'attività parlamentare di Enrico, anche un'altra cosa che ha fatto in questi anni, che è stata importante per tanti di noi, me compreso. L'aver promosso fin dall'inizio, con alcuni, che poi diventati tanti, l'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà. Di averlo fatto in un momento non facile, nel 2003, quando la politica, e lo è ancora purtroppo in tanti casi, era veramente un bipolarismo muscolare. Mi ricordo uno dei primi incontri, i primi convegni, proprio invece sul bipolarismo mite. Un momento, periodo in cui era più facile l'insulto della costruzione. Invece Enrico ha scelto una strada più difficile, quella della costruzione. Qui vorrei ricordare il primo frutto di quel lavoro, che fu il 5 per 1000, che è stato un grandissimo risultato per tutto il Paese. Io credo che Enrico Letta in questi anni abbia combattuto, e non soltanto con le parole, ma anche con l'esempio e con lo stile, a favore del valore della politica vera, della politica buona, quella politica di cui abbiamo bisogno. Una politica che, quando è in gioco il bene del Paese, sa anche togliersi la maglietta del club di appartenenza per mettere quella della nazionale. E questo, magari in tante situazioni, comprese in Europa, ne avremo veramente bisogno, e non poco. Di una politica forte, che è anche una politica viva. E la politica è forte quando opera veramente per il bene comune. E di questa politica Enrico è stato interprete, testimone ed esempio. Io sono certo, non ho il minimo dubbio, che anche nel ruolo nuovo e importante Enrico avrà la stessa passione, la stessa dedizione che lo hanno animato in questi anni. Un compito, come diceva lui, giustamente importante. L'educazione dei giovani, l'educazione, la formazione alla politica sono essenziali e si vede benissimo quando questa manca. E ne abbiamo veramente bisogno, e non è meno importante, anche che, se come diceva giustamente lui, può sembrare un lavoro più nascosto, è sicuramente un lavoro di lungo periodo. Però è decisivo, e credo lo farà, per parafrasare il titolo di un suo bellissimo libro, da costruttore di cattedrali. Invito anche i colleghi che non l'avessero fatto a leggere, perché credo abbia da dire tanto a chi fa politica indipendentemente dalle opinioni. Ultima considerazione volevo fare è questa: quando la politica nasce dalla passione autentica per il bene comune, non è difficile che nel lavoro assiduo, quotidiano, che facciamo anche in queste aule, possa nascere anche un'amicizia, che sembra una parola estranea a questo luogo, un'amicizia anche tra persone di schieramenti diversi, quando addirittura non contrapposti. Per questo
Io ti faccio veramente gli auguri più sinceri di buon lavoro, Enrico, per il nuovo compito. Buon lavoro, amico. Grazie, deputato Vignali. E adesso chiede di intervenire l'onorevole Brunetta, prego. Grazie, signora Presidente. Enrico, nell'annunciare il voto contrario di Forza Italia alle dimissioni del Presidente Enrico Letta, vorrei innanzitutto rappresentargli tutta la mia stima, il mio affetto e la mia amicizia, la mia e quella di tutto il mio gruppo parlamentare. Al di là dell'ipocrisia, signora Presidente, ci saremmo aspettati, per un atto di dovuto riguardo, la presenza in aula del Presidente del Consiglio. Ma si sa che lo stile non sembra più essere la cifra della politica di oggi. Di fronte al suo predecessore, che dà le dimissioni da deputato, la presenza del Presidente del Consiglio sarebbe stata un atto